Lo scorso giugno alle 7:10 del mattino, Pushpak ha completato il terzo e più complicato esperimento di atterraggio della missione RLV Lex 03. Questo sofisticato veicolo è uno spazioplano riutilizzabile senza equipaggio, che si aggiunge ai già operativi X-37B della US Space Force e al misterioso velivolo cinese Shenlong. La missione, condotta dall'Organizzazione per la Ricerca Spaziale Indiana, fa parte di un piano per un accesso a basso costo allo spazio e ha l'obiettivo di potenziare il veicolo per renderlo parte di un sistema di lancio orbitale a due stadi riutilizzabile entro la fine del decennio. Lungo 6 metri e mezzo, Pushpak è composto da una fusoliera, un naso, ali a doppio delta e due code verticali. Non è la prima volta che spalanca le ali, ma questa volta ha dovuto affrontare manovre più difficili e in condizioni di forte vento. L'aereo è stato rilasciato da un elicottero Chinook dell'aviazione indiana, a un'altitudine di 4 km e mezzo, in una posizione volutamente disallineata di 500 metri rispetto alla linea centrale della pista di atterraggio. Correggendo il raggio d'azione, Pushpak ha comunque effettuato un atterraggio autonomo impeccabile, a una velocità che ha superato i 320 km orari e poi ridotta a quasi 100. Dopo il successo di questa missione, l'Agenzia Spaziale Indiana dovrà lavorare per lanciare una versione più grande di Pushpak da testare in orbita terrestre e che dovrà rientrare sulla Terra, su una pista, atterrando in sicurezza.